Regno d'Italia, regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele II, Re d'Italia. Questo giorno 11 dicembre 1868, ore 4:30 pomeridiane, costituitosi alla mia notarile presenza e a quella dei sottoscritti testimoni, il nobile signor Conte Giovanni Querini Stampaglia del Fu Alvise, a me cognito, e qui domiciliato in parrocchia di San Zaccaria, mi pregò di ricevere nei miei atti un plico chiuso con 3 suggelli a cera lacca rossa con le impronte delle iniziali QG, nel quale dichiarò contenersi la disposizione dell'ultima sua volontà da esso firmata alla presenza di 3 testimoni, e mi incaricò alla sua mancanza a vivi di farne eseguire la pubblicazione nei modi dalla legge prescritti. Fatto, letto e pubblicato a chiara e intelligibile voce nella regia città di Venezia e precisamente nel palazzo d'abitazione del conte Giovanni Querini, nella sua stanza da studio, alla presenza del detto signor conte Querini e dei 2 noti testimoni. Testamento del conte Giovanni Querini Stampaglia del Fu Alvise, fatto in Venezia nel giorno 11 dicembre 1868. Premetto che il soprannome di Stampaglia fu dato a questo ramo della famiglia Querini perché un Giovanni Querini nel 1300 conquistò Stampaglia, isola dell'arcipelago, a Stipalea, e l'ebbe in sovranità dalla Repubblica in unione ai suoi discendenti col titolo di Conte fino all'anno 1537 in cui fu presa dai turchi capitanati da Barbarossa. La mia famiglia però non usò mai questo predicato sotto la Repubblica ed era conosciuta e distinta dal luogo del suo domicilio, Querini, a Santa Maria Formosa. Questo soprannome, Stampaglia, fu usato da mio padre nel 1808 a Milano, al tempo del Regno d'Italia, quando era ivi consigliere di Stato, onde distinguersi da un altro Querini, che era in quei tempi ciambellano della vice regina, moglie del principe Eugenio Beauharnais. Certa la morte, incerto il tempo in cui accade, sano di mente, io, Giovanni Querini Stampaglia, figlio del conte Alvise e della contessa Maria Lippomano, dispongo delle mie cose col seguente atto di ultima volontà. Istituisco erede d'ogni mia sostanza mobile e immobile, diritti, azioni e ragioni ovunque esistenti, una fondazione scientifica che oggi stabilisco col nome di Fondazione Querini, agli scopi e con gli obblighi che saranno più sotto indicati. 6 mesi dopo la mia morte, la mia biblioteca, galleria, medagliere, oggetti d'arte posti nel mio palazzo a San Zaccaria diverranno d'uso pubblico. Molto bella questa musica, però. Grazie. Verrà unito agli stessi un gabinetto di lettura nel primo piano del mio palazzo nelle stanze da me abitate. Il gabinetto di lettura e la biblioteca rimarranno aperti nei giorni ed ore che gli anzidetti curatori determineranno, ma costantemente in tutti quei giorni e ore in cui le biblioteche pubbliche sono chiuse, e la sera specialmente, per comodo degli studiosi che saranno collocati non nella biblioteca, ma in una sala vicina, bella, comoda, con stufe e tappeti per l'inverno. Vi saranno camere per adunanze serali di dotti e scienziati, sì nazionali che forestieri. Raccomando questa istituzione, oltre ai miei curatori, alla sovrintendenza del Regio Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Dalla mia rendita verrà sottratta una somma per doti a giovani povere, legittime, di ottimi costumi, divisi in 3 categorie: di giovanette nobili, di giovanette di civile condizione e di ragazze di villici ed artieri. Ogni 5 anni verrà mantenuto agli studi dell'Università di Padova un giovanetto povero, ma d'ingegno, di buona volontà e di specchiati costumi, onde compiuto il corso degli studi si faccia dottore in una facoltà. Se rimarranno denari, verranno soccorsi letterati, scienziati illustri caduti in miseria, dietro il giudizio di caso in caso ad una commissione formata da membri dell'Istituto Veneto.
Stante la morte avvenuta del testatore in data odierna, venne il presente pubblicato alla presenza dell'infrascritto consesso. Venezia, 25 maggio 1869. Autorità, gentili ospiti, buonasera a tutti e benvenuti. Grazie ad Ottavia Piccolo per questa bella restituzione. Un testamento illuminato, un mandato di grande valore, quello di Giovanni Querini Stampaglia, una testimonianza del suo amore per questa città. Giovanni Querini Stampaglia, solo 5 mesi prima di morire, il 25 maggio, aveva depositato presso un notaio cittadino il suo testamento. In questi 150 anni la Fondazione ha accompagnato la vita economica, politica e sociale di Venezia, ospitando nelle sale della biblioteca gli esponenti della classe dirigente chiamati ad amministrare e guidare questa città complessa. Accanto alle istituzioni scolastiche, religiose e culturali, ha contribuito alla formazione e alla crescita di questa classe dirigente. A fianco alle istituzioni politiche e civili, ha superato, insieme a chi viveva in questa città, i tragici eventi di 2 guerre mondiali. Attraverso i segni lasciati da grandi artisti e architetti del Novecento, si è affacciata nel terzo millennio. Il 2019 è l'anno del festeggiamento di questo importante anniversario, importante per la Fondazione, ma anche per la città intera, della cui storia restituisce frammenti e documenti. Per queste celebrazioni è stato nominato un comitato d'onore, composto tra gli altri dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, il Presidente della Regione Veneto, il Sindaco della città di Venezia, il Prefetto, i Rettori, il Patriarca e il Rabbino Capo, e un comitato scientifico che ho l'onore di presiedere, composto da eminenti personalità della cultura, alcune delle quali sono presenti qui stasera e che ringrazio. Per le celebrazioni ci è stata conferita la medaglia del Presidente della Repubblica e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione del Veneto e la Città di Venezia ci hanno concesso il loro patrocinio e il loro sostegno. Il programma delle celebrazioni, pubblicato sul nostro sito e di cui potete trovare qualche copia in corte, prevede mostre, convegni, borse di ricerca a giovani studiosi, performance, pubblicazioni che si sono svolte e che si svolgeranno nel corso di tutto il 2019. È un'occasione per ripercorrere la storia e l'identità, il presente e il futuro di questa fondazione. Abbiamo festeggiato il compleanno il 21 di giugno, proiettando all'esterno, sulla facciata, le collezioni che conserviamo in biblioteca e in museo e brindando col pubblico, gli amici, i veneziani, i turisti, perché la Querini è un luogo amico, come dice l'architetto Mario Botta. La Querini è un luogo di confronto, è un luogo di incontro tra generazioni, tra culture, tra architetture. È una biblioteca con un fondo antico straordinario, una casa museo ricca di capolavori a cui si sono aggiunti da poco quelli delle collezioni della Cassa di Risparmio di Venezia che ci sono state affidate dall'attuale proprietario Banca Intesa San Paolo. Esposizioni temporanee, incontri, mostre, il programma di arte contemporanea Conservare il futuro. Questa sede, allo stesso tempo antica e moderna, è stata riorganizzata e ampliata con gli interventi di grandi architetti come Carlo Scarpa, Valeriano Pastor, Mario Botta e Michele De Lucchi. Tutto questo abbiamo voluto raccontare nel film che siamo qui stasera a vedere, Un luogo amico, 150 anni della Fondazione Querini Stampaglia. Il film è stato promosso dalla Querini ed è stato diretto e curato da Francesca Molteni ed è prodotto da Muse Factory of Projects di Milano. È arricchito da testimonianze esclusive di tanti autorevoli esponenti del mondo della cultura, dell'arte e dell'architettura
tra i quali Angela Vettese e Francesco Dalcò, che ringrazio per essere qui con me stasera e per aver accettato di dire qualche parola. Il film è stato realizzato anche grazie al sostegno di persone e aziende che condividono i valori e i progetti di questo posto. Ringrazio tutti loro, ringrazio tutti quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo film, il personale, gli autori, i tecnici, i protagonisti. Francesca Molteni, che nonostante un infortunio ha voluto essere qui con noi e che così bene ha saputo interpretare la storia, i racconti, le atmosfere di questo luogo. Vorrei ringraziare Cristina Celegon, coordinatore di tutte le attività per le celebrazioni, e vorrei ringraziare in particolar modo Sara Bossi per l'amorevole e sapiente coordinamento generale. Il film dura 40 minuti. A seguire sarà offerto in Corte Mazzariol il nuovissimo e originale cocktail Nane, è il nome con cui i genitori e la sorella chiamavano Giovanni Querini nelle lettere che abbiamo appena pubblicato, ed è stato ideato il cocktail da Mattia Coppo, un giovane colto ed esperto bartender che si è ispirato alla figura di Giovanni Querini Stampaglia e alla Querini, alle atmosfere, ma anche al carattere di questo, del nostro fondatore. Un grazie speciale vorrei dire a Piero Luxardo e alla Luxardo, che hanno contribuito a farci incontrare Mattia Coppo e che ci hanno supportato poi per la realizzazione con una generosa collaborazione. Abbiamo ricevuto molte espressioni di stima e riconoscimento e ringrazio a nome del Presidente del Consiglio di Presidenza e di tutti qui in Querini quanti ci sono vicini e apprezzano il lavoro della Fondazione Querini Stampaglia. Vi vorrei leggere tra tutte la lettera del Patriarca Francesco Moraglia. Salto qualche pezzo, ma parto da qui. Ricordo con piacere l'incontro, è una lettera che ha scritto al Presidente, ricordo con piacere l'incontro che abbiamo avuto di recente nella chiesa di Santa Maria Formosa, quando ho presieduto l'Eucarestia in occasione del 150° anniversario della morte di Giovanni Querini Stampaglia. Come già ebbi modo di dire in quella circostanza, rinnovo ora l'augurio alla Fondazione Querini Stampaglia ad essere sempre di più spazio di confronto e agorà del sapere nella città di Venezia, che rimane tuttora un contesto privilegiato per l'incontro e la relazione tra culture e persone, nella condivisione di un sapere fruibile da tutti ed inteso non solo come conoscenza, ma anche come sapienza. Nell'esortarvi a proseguire con passione tale impegno culturale e sociale nell'ambito della nostra città, rivolgo a lei, ai suoi collaboratori e a quanti parteciperanno il mio saluto più cordiale. Francesco Moraglia. Quindi grazie a tutti voi e chiedo a Francesco Dalcò, ad Angela Vettese e a Francesca Molteni di salire per qualche parola. Allora, do la parola ad Angela Vettese. Facciamo una conversazione? Non so, vorrei partire da questa, visto che l'abbiamo qui, da questa immagine che abbiamo di fronte a noi, e cioè il ponte di Carlo Scarpa, che è un ponte veramente simbolico, non solo della Querini, ma della città di Venezia, perché è la soluzione semplice a un problema complesso o la soluzione complessa a un problema, comunque, ma sembra semplice perché ha un gradino in più da una parte e in realtà è un semplice ponticello di legno. Poi naturalmente il professor Dalcò commenterà oppure no. È un luogo che ci racconta, questo piccolo ponticello è un luogo che ci racconta che Venezia aveva bisogno di un ponte in più, l'ha fatto di legno con grande umiltà per non andare sopra a tutto ciò che c'era accanto, quindi palazzi nobiliari e un grande campo, una grande chiesa, Santa Maria Formosa, e però l'ha fatto con una
conoscenza del luogo, conoscenza della tradizione e conoscenza anche di come appunto utilizzare materiali semplici in maniera nobile, che rende ragione della fama che ancora questo Ponticello ha, del fatto che sia proprio lì incorniciato in questo pannello. È incorniciato anche nei cuori di chi ne sa un po' la storia, come è incorniciata nei cuori di chi ne sa un po' la storia la Fondazione Querini, perché la Fondazione Querini è uno dei cuori della città di Venezia, perché è un luogo dove, dopo questo meraviglioso documento che ci è stato letto da Ottavia Piccolo, in realtà la Fondazione Querini ha continuato ad adattarsi a se stessa, cioè ha continuato a riprogettarsi nello spirito del fondatore, ma continuamente acquisendo delle nuove capacità. È diventata la migliore biblioteca, diciamo la più amichevole in città, pur avendo anche un'enorme qualità. Aperta, come diceva il testamento, per un numero incredibile di ore, comparato anche a quello che accade a Milano, a Roma e in tante capitali europee. È diventata un museo, l'ho anche vista diventare una casa museo, non soltanto con quadri ma anche con arredi molto specifici cercati con attenzione. È diventata un luogo di alternanza di mostre, iniziative culturali di arte antica, di arte contemporanea, di libri. È diventata anche un posto di, come dire, quando inizia la Biennale si viene qui, è il posto più bello dove si va, fondamentalmente, perché dopo inizia tutta una kermesse un po' esagerata, e questa invece è la prima e l'unica visita veramente veneziana che si fa in quei giorni. Ma soprattutto quello che vorrei sottolineare, e non temo di fare dei paragoni troppo aulici, quello che vorrei sottolineare è che la stratificazione che si è data nel tempo a questo luogo, adattandosi all'identità che le era stata conferita dal suo fondatore, ha fatto sì che diventasse un Centre Pompidou prima che il Centre Pompidou esistesse, una Gran Bibliothèque prima che la Gran Bibliothèque esistesse. Non vado avanti, mi fermo a queste due istituzioni parigine. Perché dico questo? Perché, fatte salve le dimensioni, Venezia è più piccola di Parigi, un bel po', e anche, come dire, i progetti sono stati diversi, però guarda caso il Pompidou è nato con questa idea, il Centre Pompidou di Parigi è nato con questa idea di grandiosità, ma per sostenerla ha avuto bisogno di una stratificazione di attività, cioè la biblioteca, il museo, il piano delle mostre temporanee, alcune chicche, il cinema, le conferenze. Cioè un luogo culturale con molteplici funzioni e anche in realtà con una capacità di produrre studio, di produrre ricerca. Lo stesso possiamo dire della Gran Biblioteca, che è sorta molto dopo, quindi lì il centro non sono le opere d'arte ma sono i libri, per questo metto insieme queste due istituzioni, e anche alla Gran Biblioteca di Parigi noi abbiamo però la capacità di offrire al pubblico qualcosa di profondamente elastico, flessibile, capace di attirare giovani oppure un pubblico un po' più anzianotto, capace di mettere insieme iniziative scientifiche e iniziative sia letterarie che artistiche e via discorrendo. Allora, mi sembra proprio che questa poliedricità, questa multiformità dei due luoghi, in fondo è stata non inventata, non dico che sia stata copiata dalla Querini, ma certamente il nostro tardo Ottocento ha avuto in Italia una capacità di capire qual era la direzione in cui andare. E ricordo anche che appena fatta l'unità italiana, molti decreti sono stati emanati che hanno spinto verso la creazione di istituzioni di questo tipo, perché si capiva che per fare un paese ci vuole una cultura, la cultura deve essere unitaria. Allora non c'era la televisione e c'era bisogno di expo commerciali, di fiere non commerciali, mostre, ma soprattutto di istituzioni stabili, no? Che rendessero forte il tessuto, la cucitura culturale di una città. Allora, veramente io credo che la Querini abbia saputo rispondere all'appello
che non era solo di Giovanni Querini, era dell'Unità d'Italia, di un paese che stava nascendo e che voleva unificare la propria cultura, che lo voleva fare nel segno della soluzione semplice a un problema complesso, proprio come il Ponticello di Scarpa, e nel segno della stratificazione, della capacità di crescere su se stessi. E è bellissimo sapere che qui c'è un bel programma, diciamo, permanente di offerta culturale che si basa sui libri, sulle opere d'arte antiche, c'è un bel programma che si basa sull'arte contemporanea, c'è un bel programma addirittura di, come dire, tempo libero, no? Chiunque sia stato qui, penso chiunque sia qui questa sera, ha visto il giardino di Carlo Scarpa e quanto si sta bene anche nel tempo libero, e ha visto questa, appunto, capacità di unificare tante vocazioni diverse. In questo mi sembra che la Querini sia anche un ritratto di Venezia, che nonostante goda di questa fama mortuaria, in realtà è una città vivissima, lo è sempre stato, è una città che è capace di rinnovarsi per vocazione, perché se non si fosse rinnovata cadrebbe ogni 10 anni, per una questione di aria salsa, ecco. E appunto la Querini, lo vediamo qui, è sempre riuscita a darsi il passo giusto, nel senso di accettare rinnovamento, complessità, stratificazione, senza perdere di identità. Quindi io ringrazio veramente di cuore, non sono parole di circostanza, spero che si senta, ringrazio di cuore l'esistenza della Fondazione Querini, quindi tutti coloro che dal fondatore fino ad oggi hanno fatto un'enorme fatica, perché io sono molti anni che sono vicina a questa istituzione, cioè sono vicina, la frequento, insomma, ci ho anche lavorato per il premio Querini Stampaglia che è nato qui, premio Furla Querini Stampaglia che è nato qui. Io mi occupo di arte contemporanea, quindi ovviamente sono molti anni che frequento questo luogo, e questo luogo l'ho visto proprio cambiare, ma l'ho visto cambiare aggiornandosi e stando sempre vivo, vivo, non incollandosi al muro come chi non voglia mai cambiare, come chi abbia paura di quello che avanza. E quindi, appunto, grazie a tutti coloro che hanno fatto la fatica di non incollarsi al muro e stare in piedi con tutte le necessità che un territorio sdrucciolevole implica. Grazie. Francesco Dalcò. C'è un racconto bellissimo in cui si descrive una biblioteca. Che cos'è una biblioteca? La biblioteca è l'ultimo dei grandi castelli della solitudine. Si va in biblioteca, diceva Bataille, ci si trova avvolti dalla sicurezza di tutto ciò che ti protegge dal bisogno di parlare con gli altri. Parli con delle cose che tutti possono condividere, parli con i libri ti proteggono, ti chiudono appunto come in un castello fatato, ma a differenza di quello che fanno le strutture che solo proteggono, i libri hanno un'altra funzione, quella di non proteggerti, di metterti continuamente in discussione, di parlarti continuamente, di suscitare continuamente dubbi. E il primo dubbio, Bataille diceva, che i libri ti pongono è quello della tua solitudine leggendoli. I libri ti portano a intrattenere rapporti con altri lettori, con punti di vista diversi, così come mettono in crisi, svellano, mi pare che fosse la parola di Bataille, svellano il tuo sogno di solitudine, di certezza, quindi, alla stessa maniera ti spingono a parlare, a confrontarti, a stabilire rapporti con gli altri. I libri sono il fondamento della democrazia, sono la base da cui parte ogni nostro bisogno di confrontarci, di guardare i nostri vicini ed avere accanto
quelli che non ci sono più, i saperi che non ci sono più. Continuamente i libri ti pongono di fronte al passato e continuamente diventano il tuo presente. Questa è una grande biblioteca, queste sono le biblioteche. Questa è un'invenzione che non abbiamo fatto noi, che non abbiamo fatto noi moderni, che non è mai degli uomini. E dentro alle biblioteche vi è il segreto del vivere insieme, dello stare insieme, del sapere che non vi sono luoghi dove si è protetti e si è sicuri, ma che vivere, che il mondo implica sempre delle sfide, dei confronti, dei momenti di pericolo, una sostanziale inospitalità. Ma questa inospitalità l'abbiamo sempre vinta, ricordate, no? Esodo 22, quel momento supremo in cui il nostro mondo prende forma, nel momento in cui noi ci confrontiamo, noi prendiamo una parola e la trasmettiamo agli altri. Questi sono i libri, queste sono le biblioteche. Le biblioteche nel nostro mondo, nei nostri tempi, nei tempi in cui viviamo, sembrano luoghi un po' dimenticati o frequentati di sfuggita, non certo come pensava il conte Querini quando lasciava il suo testamento, ma purtuttavia le biblioteche sono il patrimonio più grande che noi abbiamo, sono i luoghi dove veramente si forma il nostro stare insieme. Vanno protette, vanno arricchite, bisogna tentare di far sì che le persone capiscano che solo entrando in una biblioteca dove una marea di libri, tantissimi libri, ti stanno a guardare senza che tu li possa toccare, quello è il luogo dell'apprendimento. Qual è la grande differenza tra il modo in cui la stragrande maggioranza dei nostri giovani, dei nostri allievi studiano e quello che si dovrebbe fare in luoghi come questo? Quando noi usiamo i nostri mezzi, i nostri computer, straordinari strumenti di apprendimento, purtuttavia a loro ci avviciniamo soltanto su un bisogno, sulla base di un spinti da un bisogno contingente, da una domanda locale, da una domanda piccola. Rimangono fuori dalla vista delle nostre interrogazioni tutto ciò che invece è negli scaffali della biblioteca, che non sappiamo cosa siano. Ho un amico, si chiama Piero Guicciardini. Piero Guicciardini abita in via Guicciardini e abita in Palazzo Guicciardini. Ha scelto, nel Palazzo Guicciardini a Firenze, di preservare l'archivio Guicciardini, sì, quello di Francesco, dell'amico di Machiavelli. E lì c'è tutto, ci sono i suoi manoscritti, ci sono i libri su cui noi abbiamo imparato. E girando in quell'archivio non solo si rimane stupefatti di avere tra le mani Guicciardini, che collezionava una lettera di Attila, io non l'avevo mai vista. Vedere la firma di Attila cambia qualsiasi modo che noi abbiamo, almeno io, soltanto io, di pensare che cosa potesse essere Attila, quello prenditi il mondo intero e lascia l'Italia a mai di verdi, no? Non quello. Vedeste la firma di Attila, una meraviglia di geometria, di costruzione. E perché Guicciardini ce l'aveva? Perché sapendo che di averla nel suo archivio, tra i suoi libri, nella sua meravigliosa biblioteca, da lì poteva trovare domande e non risposte. I libri interrogano e non rispondono. Quando noi guardiamo il nostro computer, stiamo cercando delle risposte. Nelle biblioteche abbiamo domande ed è questo che dobbiamo salvare. Grazie. Grazie.
Francesca, raccontaci del film. Intanto vorrei ringraziare tutti voi, perché questa è la Querini, vedere una sala piena con, mi spiace, in piedi anche qualcuno che aspetta di vedere un film in una sera, diciamo, settembrina, ma di festival del cinema, di tante cose che succedono a Venezia in questo periodo. Questo è un luogo amico, ecco, credo che il titolo questa sera ce l'abbiate un po' spiegato voi, raccontato voi con la vostra presenza. Raccontare 150 anni di storia in 40 minuti, ovviamente, come potete immaginare, non è una sfida semplice. Quello che il motivo per cui abbiamo deciso con Marigusta e con tutta la Fondazione, in occasione del 150° anniversario della Fondazione, di creare questo documento che vedrete stasera, è perché la voce della Querini, il verbo di questi libri e di queste parole, di queste persone che ogni giorno qui dedicano moltissimo tempo, volontari e non, di portarlo fuori, nel più ampio mondo possibile, fuori da Venezia, fuori dall'Italia. Questo è il senso del film che vedete stasera. Chi è a Venezia dice: ci vediamo alla Querini, non c'è neanche bisogno di dirsi perché, come. E ci si vede lì e poi chissà, comincia una nuova avventura, magari dentro la Querini, magari altrove. Questo è un punto di riferimento che per chi vive qua è ovvio, per chi come me, insomma, è cresciuta, diciamo, nel nord Italia, è un luogo dove sono stata portata da bambina da un amico di Aldo Rossi che si chiamava Luca Meda, quindi ci sono arrivata per l'architettura, poi ci sono arrivata per l'arte contemporanea dopo. E la scoperta, stando qui, lavorando al film, è stata la biblioteca, perché io, appunto, da non veneziana, per me la biblioteca era un piano dove neanche mai ci sarei, come dire, avrei avuto la curiosità di passare, ecco. Questa stratificazione, questo labirinto che vedrete, abbiamo cercato di raccontare nel film, si infittisce. Cioè, la cosa straordinaria di questo luogo è che più ci stai e più ci sono storie da scoprire, da inventare, da raccontare. Quindi questi 40 minuti sono una piccola cosa che spero, anzi vi chiediamo di aiutarci a diffondere per la Querini, per gli amici, per i veneziani, ma soprattutto nel mondo che non conosce istituzioni e che magari va al Centre Pompidou pensando, appunto, che è un luogo unico al mondo, e qui invece trova in nuce, concentrato e con una possibilità umana di percorrerlo in un giorno intero, una volontà di essere unici al mondo. Molta di questo cuore della Querini è fatto dalle persone che, appunto, abbiamo incontrato, conosciuto, chi viene a studiare, chi viene per curiosare, chi viene per stare in giardino a fare disegni di statue, di dettagli, di architetture, e chi ci viene perché è un lavoro che si fa con passione, ma è pur sempre un lavoro. Ecco, questo film vorrei che fosse dedicato a loro, a chi tutti i giorni viene qui per tante ragioni diverse, a Sara Bossi che ci ha aiutato a così penetrare in questo labirinto, a tutte le persone che hanno contribuito a realizzare il film, sia, come dire, chi dalla parte della Querini ci ha aiutato, e anche chi, un film è un'opera corale, come, appunto, come una fondazione, quindi si fa con tanti tecnici, tante figure, musicisti, attori, autori. C'è una voce meravigliosa nel film, che è la voce di un grande attore, Sandro Lombardi, che ha dato in qualche modo espressione a delle sfumature che ci sono qui dentro. Ecco, tutto questo stasera è un piacere condividerlo con gli amici della Querini. Quindi grazie Marigusta e grazie a tutti voi di essere qua. Grazie a Giovanni Querini Stampaglia.